Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Eccomi qui, sempre tutta scompigliata. Allora, vedrete in questo bellissimo aspetto, non scherzo, perché vi ho registrato appunto il video che vedrete sabato. Poi fatemi sapere anche per i giorni, perché certe volte quando riesco a registrare il martedì, a pubblicare il video il martedì e il sabato. Eppure cerco, diciamo, quando ci riesco, quando non riesco, ecco, solamente il martedì, perdonatemi quando riesco. E volevo registrarvi un look del genere per le feste, poi non ci sono riuscita. E soprattutto quando vedete questo look sabato, fatemi sapere se vi piace, soprattutto i giorni, se vi aggradano oppure vi piace. Volete che vi pubblichi il video diverso lunedì o il mercoledì, non lo so, fatemi sapere un po' voi o vi vanno bene appunto questi 2 giorni che ho scelto. Allora, vediamo il tutto, cosa ho deciso di inserire nella make-up bag. Allora, prima di tutto come terre ho deciso di inserire la matte bronzer che vi straconsiglio. Infatti ho pensato di registrare anche un video sui prodotti low cost che veramente mi piacciono tanto. Questa è nella colorazione 02 Sunny ed è veramente molto 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 bella. La sto utilizzando sempre praticamente. Questa, che profumo? Questa è la colorazione, che buon profumo di cocco. Questa è la seconda che acquisto. E poi ho deciso di inserire questa qui di Astra che ho utilizzato, poi vedrete nel video. Ed è la Mauve Romance ed è veramente spettacolare, bella veramente. Le cialde sono super pigmentate. Poi, come cipria, ho deciso di inserire questa di Astra che la voglio utilizzare. È un po' che non la utilizzavo, è la classica numero 1 in polvere. Questa qui la voglio utilizzare. Infatti, si è consumata un pochino stando nei cassetti, magari andando. Questa è 10 grammi, quindi è bella anche, è bella cicciottosa. Io non acquisterò più cipre perché sono veramente piena, ne ho 4-5 e sono anche troppe per i miei gusti. Poi il solito temperino, lo spray fissante che nell'altro video mi sono dimenticata, l'ho fissato alla fine il trucco, questo di Neve Cosmetics che mi sta piacendo molto, devo dire. Non sto trovando chissà che differenza tra gli spray fissanti che sto utilizzando. Io volevo tanto prendere quello di Charlotte Tilbury, però non l'ho acquistato perché su Ulta Beauty, quando c'era la palette in offerta che vi farò vedere tra poco, non era disponibile. Lo volevo tanto provare perché ne sto sentendo parlare veramente super bene. Però di questo devo dire che non mi sta dispiacendo affatto, affatto, assolutamente. Mi piace tanto. Questo qui ve lo straconsiglio. Poi il prodotto inserire come primer viso che non l'ho utilizzato, diciamo, nel video perché mi sono dimenticata. Questo qui di Wycon, il Mattimizer Primer, base viso opacizzante, facciamo prima. Io possiedo anche la versione, quella levigante, però volevo proprio quella mattificante. Anche come primer non è che noto chissà che differenza, come sento dire spesso è la skincare che fa la sua buona facciata, ecco, quindi però l'ho voluto prendere perché era in offerta l'altra volta e quindi l'ho voluto acquistare. Poi come fondotinta, allora ho voluto inserire questa volta il VIP Makeup nella colorazione Light 2 e il fondotinta di Liquid Flora, questo qui, Bioactive Treatment Fluid Foundation, nella colorazione 02 Beige, eccolo qua. 02 Beige. E mi piace tanto questo qui. Sono entrambe vegan e cruelty free. E anche questo qui di Puro Bio, che rispetto all'altro fondotinta, questo ve lo straconsiglio, si stende benissimo ed è leggero sulla pelle. Sottile, non si sente veramente. Diciamo che lo consiglio più una pelle da normale a secca perché veramente è una crema, però non mi dà fastidio sul viso in estate, no. Però in questo periodo lo sto utilizzando e lo voglio continuare ad utilizzare perché lo sento leggerino e quindi lo voglio alternare, perché se lo metto da parte dopo si fa troppo tardi e poi iniziano poi
magari mi dimentico il mese prossimo e ci sono altre cose e quindi lo voglio, dopo le temperature cominciano a salire un pochino, allora voglio evitare, anche se stiamo a gennaio, febbraio, marzo, vabbè, può capitare che mi dimentichi per i 2 mesi a venire, e quindi ho voluto inserirlo questo qui sempre nella colorazione 02, che è un po' chiara, come vi ho detto, però come vi dissi già, però è un po' chiaretta, scusatemi, il nasino fa i capricci. Poi, come mascara, vabbè, questo qui che avete già visto, che ho applicato, è questo qui di Wycon, il Sublime Volume e Definizione, questo qui, che non lo so perché, ma ditemi voi se assomiglia al mascara di NARS, quello di NARS, nella confezione nera, se non sbaglio, anche quella rossa, mi sembra che gli somigli abbastanza, proprio la forma e la punta. Mi sembra che gli somigli abbastanza. Poi ovviamente la classica spugnetta, scusatemi se è sporca, ma l'avevo lavata e poi l'ho utilizzata nel video. E poi ovviamente il Juicy Lip Oil non può che non mancare, mi piace tanto. Poi come correttore ho voluto inserire 2 correttori di Wycon, il Liquid Concealer nella colorazione 103. E questo qui invece il Radiant nella colorazione 04 beige, 04 beige, specchia tutto, quindi non si vedrà assolutamente nulla. Poi, come blush, beh, oltre quello di nella palette contenuta nella palette di Astra, la Move Romance, questo qui di Essence, che personalmente io vi straconsiglio, scusatemi cani, nella colorazione 20. Numero 20, non si leggerà, ma è proprio qui. Ed è appunto questo Mosaic Blush che è semplicemente stupendo. Vorrei acquistare anche la versione quella un po' più aranciata perché mi piacciono tanto. Sono satinati, ma sono veramente super, 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 super belli. Vedete? Sono molto delicati. Questo è lo swatch precedente. Sono molto delicati, però io personalmente sui blush non mi posso lamentare perché mi durano un po'. Tutto. Ah, prima di dimenticarmi, sto utilizzando ovviamente i pennelli questi qui di tutti gli AliExpress, sì, tranne qualcuno che sono uno o due di Laneré, perché quelli di Nabla li ho lavati a casa mia, perché come vi ho detto anche altre volte li asciugo sulla mensolina dove la finestra e sotto c'è il termosifone. Allora li posiziono proprio dove sono le setole, la mattina per esempio li lavo, la sera li levo ovviamente con la retina e sono super super asciutti. Poi un altro, poi vi faccio vedere ovviamente le due palette perché ho voluto inserire sia le palette che quella che ho utilizzato, la Cocoa Blend e la Born to Run, che sono semplicemente meravigliose. Le trovo assolutamente super, super, super eleganti, soprattutto per tutti i giorni, perché non penso che andiamo con i glitterozzi. Poi, per carità, è tutto ben venga, ecco. E l'altra invece è la Cocoa Blend, che vedrete nel prossimo video. Spero tanto che vi piaccia. La Cocoa Blend è questa magnificenza qui ed è proprio lei che è semplicemente stupenda, super elegante. E poi come ultimo prodottino occhi, io non so perché ma preferisco sempre le palette per comodità, questo ombrettino di Wycon, il Galaxy Baked Metal Shadow, scusatemi, soprattutto Angela Delle Martinez, scusami, ma purtroppo la mia pronuncia è quello che è. Ed è un vecchio vecchio ombretto nella colorazione 01 Not Ordinary Green. Aspettate che cerco di aprirlo, sì, è qui. Ed è questo, scusate, il colore è questo qui. Mamma mia, quanto è bello. C'era sia, non so se, mamma mia. Wow, mamma, quanto tempo che non lo utilizzo. Bellissimo, mamma mia ragazze, che bello. Che dite, il prossimo look lo utilizziamo? Lo vogliamo utilizzare il prossimo look? Infatti è base nera e se qualcuno lo possiede c'era anche blu, però mi piacque tantissimo questo colore. Sono contenta ancora di aver scelto questo colore. Infatti si vede che è proprio su base nera, ma è, mamma mia, e che bomba. E poi, andando avanti, ovviamente ho come primer occhi
Sto continuando a utilizzare questo di Essence perché lo voglio terminare, perché veramente sta proprio agli sgoccioli, praticamente è arrivato qui. E voglio continuare ad utilizzare questo di Wycon, il primer sia occhi che labbra, e base make-up uniforma e opacizza. E devo dire che quelle volte che l'ho utilizzato non è male. Questo è un formato da 14 ml, questo qui invece da 10 ml, quindi lo voglio continuare ad utilizzare. Mi sono spruzzata ovunque, vabbè, rimango così, vedete che pigmentazione. Poi ho anche voluto inserire questo glitter primer di Essence. So che mi sembra che non lo facciano più, se non sbaglio. Quello lì forse di Essence, mi sembra di sì, questo qui, You Better Work. E questo qui invece non so che non c'è più, infatti mi feci una scorta, anche se ho anche quello di NYX. Poi, come fissante per sopracciglia che andrò a utilizzare, che mi sono dimenticata, questo qui di Essence, e devo dire che è valido, molto valido. E poi, beh, la classica pinzettina che non può mai mancare. E ho continuato a inserire queste matitine che sto praticamente, l'avevo chiusa, stavo vedendo che l'ho chiusa al contrario, la matita l'ho chiusa così, infatti la punta si è distrutta molto bene. Questa qui di Wycon, nella colorazione 17, sì, numero 17, e questa qui di Essence, che è una classica. Ah, è rimasta proprio pelo pelo, guardate la scritta di Essence, è una classica Kajal, la sto utilizzando. Questa qui di Wycon non sto utilizzando di più, infatti se vedo a casa se ho qualcosina, perché di queste Kajal ne ho un paio di Rocher, quindi non credo di acquistarne ovviamente. Queste qui invece mi piace tanto, glitterata, devo vedere un po', se no vado a vedere la scorta di mia mamma, sono tutta macchiata molto bene. Poi ovviamente la matita di Wygon, la Long Lasting Eyeliner Gold Leaf numero 14, quella che ho utilizzato anche all'interno, nella rimea interna inferiore dell'occhio, che mi piace tantissimo. Non l'avevo inserita, poi un giorno che mi stavo truccando non la trovavo e sono andata a casa poi e la sono andata a recuperare. Poi come matita sempre marrone nera, non si ride, solamente l'eyeliner. Questa qui di VIP Makeup nella colorazione 02 Espresso, che è appunto questo marrone che ho utilizzato nella rima inferiore dell'occhio. Devo dire che non è niente male, anche se, devo essere sincera, anche le matite di Essence sono spettacolari, quelle ritraibili. Infatti vi voglio registrare un video a riguardo. Matita sopracciglia, questa di Neve Cosmetics, quella lì mi piaceva più scura perché da una parte c'è scritto Pure Black e dall'altra parte c'è scritto Deep Ebony. Questo possiede anche ovviamente lo scovolino e le due ovviamente estremità Deep Ebony e dall'altra parte Pure Black, quella un po' più scura. E poi come eyeliner ho deciso di inserire questo qui di Wycon, My A-Drama. Ed è proprio questa punta sottilissima. Tendo ad utilizzarne poco di eyeliner, infatti un altro lo regalai a mia nipote. Infatti credo che non ne comprerò più di eyeliner perché non mi trovo ad utilizzarle. Ho paura sempre di sbagliare, quindi evito. Io il disastro che ho combinato, perché è finita, ma mi sa che la devo mettere a lavare, vedete? Sì, però si vede benissimo, devo dire. Si vede bene, la luce naturale è sempre un'altra cosa. E poi voglio comunque integrare, perché prodotti labbra non ne ho inserite, la pochettina che vi linkerò il video. Questa è la pochettina della Beauty Box di Look Fantastic ed è comodissima. Forse la devo anche lavare perché adesso la sto zozzando. E come appunto anche oggi ho utilizzato, scusatemi, la palette di Charlotte Tilbury, bellissima, e questi due prodottini che ho utilizzato oggi, quindi il rossetto di Deborah della linea pura nella colorazione 03 e questa matitina della Lord & Barry, che è una matita appunto sul nude. E ho voluto appunto organizzarmi nel scegliere appunto e nell'utilizzare questi prodottini, ovviamente per le labbra. Mi affiderò sempre alla pochette
Ebbene, finalmente anche questo video giunge al termine. Credo di non aver dimenticato nulla. Spero che siete stati bene in mia compagnia. Ogni volta che vedo anche molte persone che seguo, Le Martinus, Martina Vinai e tante altre, scusatemi adesso non mi ricordo più i nomi, c'è anche un'altra persona che seguo tanto volentieri che mando un grande bacione, adesso non mi viene in mente ma ve lo scriverò sicuramente. E niente, vi saluto come sempre e vi mando grandi, grandi baci. Ciao!